Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 25 minuti, oggi è venerdì 25 giugno, chiudiamo un'ultima settimana prima di quella che andrà poi a cavallo con il mese di luglio, sempre raccontandovi un po' quello che succede nella nostra città, nella nostra Milano, sempre qui dai nostri studi di Milano All News, perché insomma l'estate è nel bel pieno del suo svolgimento, finalmente si può ricominciare a pensare anche di uscire e magari andare a fare qualcosa anche in compagnia, e allora perché no provare a fare qualcosa in compagnia tramite, grazie a un sito, a un'app, insomma adesso ce lo spiegherà meglio colui che tutto questo l'ha inventato. Sto parlando di Christian Crotti. Buongiorno Christian, di Buongiorno a Playlife tutti. Events. Buongiorno, grazie mille. Allora, Playlife, che cos'è Playlife? Allora, nasce un po' controcorrente, nel senso, durante scoppia il Covid, durante questo periodo, io e un gruppo di altri ragazzi iniziamo già a pensare a come sarà il ritornare a socializzare. Quindi questa è stata la nostra prima idea. Volevamo creare un modo che potesse permettere appunto a tutti di ritornare a stare insieme in maniera completa e aperta. E dall'altra parte abbiamo seguito e monitorato quelle che erano un po' le attività che più stavano soffrendo in questo periodo, quali teatri, cinema, associazioni, bar e pub. Quindi quello che è stata l'idea, che è oggi l'idea, è una piattaforma che permette appunto di ritornare a stare insieme, di farlo in un modo un po' alternativo, nel senso Playlife non è né un'app di incontri uno a uno, dove si rischia di finire anche in situazioni imbarazzanti o non volute, e non è neanche la solita uscita con gli stessi amici che si fa sempre, no? Tradizionale, che a volte perde di quella componente di novità. Play permette appunto di fare questo, nel senso di conoscere persone in modo nuovo, conoscerle in maniera semplice. L'evento diventa quasi un corollario di quello che è il conoscersi come opportunità, ed è fatto proprio in quegli ambienti che sono quelli che hanno sofferto e adesso stanno ripartendo, appunto, come dicevo, bar, teatri, associazioni e così via. Quindi ognuno può creare il proprio evento, ma più che altro appunto lo scopo è quello della socializzazione, no? Alla fine. Esattamente, il focus centrale è questo: ognuno su Playlife ha il suo profilo utente che è collegato alle proprie pagine Instagram, Facebook e così via. E io, prima di scegliere di accreditarmi in un determinato evento, ho la possibilità di scoprire che ci sarà, quali sono i suoi interessi, le ragioni che l'hanno spinto, magari anche di iscriversi alla piattaforma, e questo diventa un incentivo a partecipare all'evento stesso e creare un rapporto che sia duraturo. Un'idea, appunto, dicevi, nata da praticamente quasi sotto pandemia, no? Un pochino Beh, prima, insomma, però insomma, vi siete ritrovati proprio lì in quel momento. Un'idea totalmente milanese, la cosa bella è un'idea questa. totalmente milanese, Cioè, sì, meglio, nata a abbiamo Milano, nata a diciamo. Milano, sì, e a partita adesso solamente a Milano, siamo operativi da pochissimi giorni, potete già visitare tranquillamente la piattaforma e vedere alcuni degli eventi che abbiamo iniziato a proporre con associazioni quali Spazio Umano, Vuoto Apparente e in collaborazione con teatri importanti quali il Teatro Nazionale, il Teatro degli Arcimboldi, quindi far ripartire anche l'arte, che poi alla fine è la parte, il propulsore della cultura di un paese. Quindi siamo partiti da questa fase e nelle prossime settimane vedrete la piattaforma popolarsi di Molto diversi. interessante questa cosa, perché appunto ne parliamo oggi proprio anche perché questa sera, proprio noi di Milano News e Spazio Umano, abbiamo un evento, una passeggiata appunto, come potete vedere la pagina adesso qui, poi comunque avete tutte le indicazioni anche sul nostro sito per capire meglio di cosa si tratta, appunto una passeggiata sui Navigli, la prima di tre che faremo insieme a Milano Sguardi Inediti. La cosa interessante è proprio questa però, è la sinergia che volete creare con le associazioni, ad esempio, cioè non è solo quindi appunto voglio fare la birra a casa mia e vedere la partita, ma cercare proprio di creare dei momenti con delle realtà già esistenti nella città che magari appunto dicevi magari hanno sofferto anche in questo periodo. Esatto, sì, la volontà è proprio di avere la visione più trasversale possibile, non chiudersi nella socialità, diciamo, più semplice, che comunque vogliamo che ci sia, quindi la birra con la partita di calcio non la metteremo mai in secondo piano, ma sullo stesso piano abbiamo anche tutti coloro che vogliono uscire avendo però l'opportunità di fare qualcosa, di alternativo, magari di conoscere la città attraverso le associazioni che più di tutte sono vicine al territorio e alle dinamiche culturali. E così anche per studenti stranieri, studenti Erasmus, studenti che si trasferiscono a Milano, la piattaforma permette proprio attraverso le associazioni e grazie a loro di iniziare a creare quel nucleo di amicizie che poi può diventare fondante in una città.
Interessante, appunto, dicevamo, una idea totalmente nata e sviluppata a Milano, che già però sta prendendo piede, insomma siete già un bel gruppettino giusto dietro le sì, quinte. Esatto, siamo diverse persone, tra l'altro con background molto diversi, siamo tutti comunque appassionati del mondo delle startup, quindi questo è stato diciamo il propulsore che ha fatto partire tutto, non era un mercato totalmente ignoto, e un team che appunto varia dal programmatore a chi si occupa di grafica, a chi si occupa di marketing, e questo ci ha permesso, era anche la nostra volontà, di riuscire in autonomia ad andare sul mercato senza sostenere fin da subito dei costi che sarebbero stati difficili da sostenere, ecco. Il sito appunto da qualche giorno già online, in arrivo anche l'app, ma soprattutto in arrivo poi a settembre tutto fatto e finito. Cosa manca ancora al momento e qual è quell'obiettivo appunto che avete entro settembre? Adesso siamo, come si diceva giustamente, operativi da pochissimi giorni, stiamo proprio costruendo la base di operatori utenti, quindi chiunque si voglia iscrivere è sicuramente ben accetto, può iniziare anzi a creare il suo profilo, a mettere i suoi interessi, e così come bar, teatri, pub che stanno magari seguendo e vogliono iniziare ad iscriversi. È totalmente gratuito, non ha nessun costo di attivazione, in questo periodo non ha nessun costo in nessuna maniera, quindi può essere veramente un bel incentivo per ricominciare a partire. A breve integreremo anche completamente la gestione dei pagamenti, quindi non solo prenotarsi tramite un QR code, quindi accreditarsi all'evento, ma anche pagare direttamente tramite Mastercard, Visa con il provider Stripe, e da settembre quindi operativi completamente. Ma già quest'estate abbiamo diversi eventi in programma che speriamo. Abbiamo fatto anche dei nomi di partner interessanti, si è contato Ciboldi, state facendo un bellissimo evento. Cosa ti aspetti? Qual è l'obiettivo appunto che vi siete dati? Quali sono gli eventi che vorreste, cioè che vorreste avere? Playlight, diciamo, nasce proprio dall'idea di essere utile. Questo, diciamo, è stato la prima nostra ragione. Quindi quello che per noi sarebbe veramente un grande traguardo è vedere la piattaforma utilizzata, che abbia un senso e che abbia un senso sulla socialità delle persone. E poi sappiamo che in questi casi sono proprio gli utilizzatori che la vanno a definire, no? Sono loro con i loro gusti e interessi, e noi diamo l'opportunità completamente libera di decidere qual è il tipo di evento che è più interessante per loro. Però ecco, quello che ci piacerebbe davvero è avere quella piattaforma che viene aperta quando la sera non so cosa fare, voglio fare qualcosa di diverso e voglio essere aperto a conoscere davvero la città. Giustamente prima dicevi anche bar, situazioni del genere possono iscriversi. Io ho un bar, faccio sempre degli eventi, ho la mia pagina Facebook, mi arrivano da lì, perché mi dovrei iscrivere a Playlife? Allora, questo è super interessante perché bar e pub sono stati dall'inizio e a oggi proprio al centro del nostro interesse, per una semplice ragione. Sappiamo che servizi di, ad esempio, delivery non sono ideali per un bar, non ha senso deliverare una birra a casa o cose di questo tipo, e neanche altri servizi, senza nominarli, che però ti obbligano delle scontistiche molto forti, quindi il bar ha già una marginalità diversa dal ristorante, non ha senso anche infierire in questo modo. E per noi i bar era interessante perché comunque sono sempre creatori di eventi, alla fine ti offrono sempre, anche l'aperitivo fine a se stesso è un evento. Quindi ad esempio da noi bar quello che semplicemente possono fare, immaginiamo un periodo come questo, metto un tavolo a disposizione su Playlife e costerà birra più partita a 6 euro, ricevere direttamente i soldi attraverso la piattaforma, ma in più le persone che si accreditano, non vado a vedere la partita come dicevo con le solite persone, con i soliti amici, magari porto un amico perché è possibile farlo, ma mi trovo in un bar, in un tavolo, in un bar a conoscere persone. È molto diverse. Interessante questa cosa, perché vero, quando si prenota un evento, quando si prenota un certo tipo di evento su Playlife, c'è la possibilità di portare un amico. Esattamente. È molto interessante, non hai detto no, prenota per due persone, che cioè, il concetto è ben diverso, infatti. Sì, esatto. Perché cioè, io compro 3 biglietti, 4 biglietti, no, porto un amico. Esatto, lì è come, diciamo, tutti magari abbiamo bisogno di rompere il ghiaccio all'inizio, una spalla fa sempre comodo e questa è un po' la ragione. Abbiamo appunto già creato una situazione che è più l'informale possibile, in un bar, in un pub, appunto in un teatro, come si diceva, dove già la volontà è non di mettere in imbarazzo, però certamente ognuno è fatto a modo suo, quindi portare un amico è anche un'idea di condivisione completa, nel senso, quindi condivido anche le mie amicizie per cercare di allargare il cerchio. Il campo non è sgombro da grossi competitor, perché Playlife ce la farà? Allora, il team sicuramente è molto forte, l'idea ogni volta che la raccontiamo è vincente. Da ragazzi giovani che l'abbiamo creata sappiamo quali sono le difficoltà vere di socializzare, perché socializzare è un concetto
veramente inflazionato, ma non è interessante, vero. Cioè, io pensavo, adesso è un po' che ho smesso di socializzare, la mia età si smette a un certo punto, però insomma, pensavo che fosse abbastanza semplice ormai, c'è un'app per tutto, ci sarà anche un'app per socializzare, appunto. Sì, sì, è il modo che fa la differenza, nel senso, beh, tolti i social che alla fine conosci gente che non incontri mai, okay. E quindi noi vogliamo essere completamente dall'altra parte, okay. Quindi un social network per incontri reali, fisici, e vogliamo veramente, quello che dicevo, democratizzare gli eventi, cioè io okay. Voglio partecipare a un evento, non necessariamente ho voglia di spendere 20 euro, non necessariamente ciao. Anche io come creatore voglio inventarmi la cosa incredibile per organizzare qualcosa. Quindi vogliamo che sia sufficiente condividere, ma davvero, la mia passione. Se la mia passione è giocare alla Play, voglio un compagno di gioco, una compagna di gioco, quindi metterò, stasera giocherò alla Play dalle 21 alle 22.30, facciamoci una birra, costo dell'evento a casa mia 3 euro. O potrebbe essere che mi piace il calcio e voglio quindi vedere, creare una situazione dove avrò diverse persone appassionate di calcio. Quindi veramente l'evento, anche per il bar soprattutto, l'aperitivo che già fa, quindi non deve inventarsi nulla, mettere solo a disposizione un tavolo, le persone diverse si accrediteranno e ho creato quello che è un evento nella logica di Playlife. È molto interessante, perché così insomma faccio fatica a vedere i limiti. Allora dimmi un po' cosa si può fare e cosa non si può fare su Playlife. Dammi tu i paletti entro quali dobbiamo stare. Beh, diciamo, a oggi noi siamo, diciamo, proprio nella fase 1, dove il vero gioco, è, facendo paragoni veramente grandi, è quello che ha avuto Airbnb all'inizio, nel senso bisogna trovare la giusta linea tra domanda e offerta, tra coloro che creano eventi e coloro che partecipano agli stessi. Quindi stiamo proprio lavorando adesso su questi due fronti, quindi avere il giusto numero di eventi dall'altra parte, avere il giusto numero di utilizzatori dall'altra. Quindi diciamo, le nostre energie adesso sono focalizzate su questa parte, la piattaforma si sta popolando in maniera bella responsiva, e quindi speriamo bene. Ecco, è interessante perché mi sembra proprio che il focus sia sulla persona, cioè non è più appunto sì, è un mondo digitale, ma giusto perché è comodo come mezzo, ma in realtà il focus sia poi sulla persona che deve trovare in quel momento altre persone con cui condividere. Cioè mi sembra che socializzare fosse la prima parola, condivisione è la seconda parola chiave, mi sembra. Sì, per questo anche, diciamo, molte teorie recenti dicono che stiamo tendendo verso un punto di saturazione per quanto riguarda il social network. Okay. Cioè in termini di tempo, gestione, contatti, ognuno dovrebbe avere Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, e chi più ne ha, chi più ne metta. Diventa un lavoro estremamente faticoso, estremamente fatto di connessioni che poi non risultano essere contatti. E quindi, diciamo, queste teorie dicono, e io ci spero in fondo, che ad un certo punto la tendenza sarà a dire ok, devo tornare fisicamente ad avere il mio incontro, la mia cerchia di amici sicuri, un po' in ottica tribale in cui ognuno ha la sua, diciamo, piccola cerchia e può solo mantenere e gestire un gruppo limitato di persone, perché alla fine siamo esseri umani e abbiamo bisogno della condivisione autentica, e noi vogliamo andare verso quella direzione lì. Il digitale serve, non facciamo finta che non esista, ma che sia il mezzo davvero per poi incontrarsi fisicamente. Allora, Cristian, dacci tutte le coordinate per seguire, per iscriversi, per sapere cosa fare questa sera. Questa sera è facile sapere cosa fare. Spazio Umano, c'è una camminata, iscrivetevi e venite a conoscere le bellezze dei murales che ci sono nella zona dei Navigli. Però adesso non volevo fare, ecco, grazie Piera, vai pure con il momento autopubblicitario, grazie mille a Piera Sanchez in regia. Cristian, dacci un po' le coordinate appunto per avvicinarci al mondo di Playlife. Allora, adesso ci potrete trovare su internet semplicemente scrivendo Playlife Events e potrete appunto iniziare ad iscrivervi, quindi sarebbe già un buon passo di iniziare a far parte della nostra community che sta crescendo. Rimanere aggiornati su quelle che sono le nostre pagine Instagram e Facebook, che troverete sempre a queste coordinate, quindi Playlife Events. Il nostro logo è un razzetto, quindi sarà facilmente identificabile. Poi creeremo nei prossimi giorni diversi eventi giusto per iniziare a conoscere quella che è la nostra community, quindi potremo anche conoscersi fisicamente. Quindi così. L'evento che vorresti organizzare prima o poi qual è? Noi vorremmo realizzare veramente un mega, mega evento di quelli giganteschi, veramente con tante persone, anche proprio come risposta a un periodo così forte di distanziamento e lontananza, avere proprio un'occasione di stare insieme in un parco, magari veramente tante persone, un gigantesco picnic o una cosa di questo tipo.
Allora, stiamo qua solo ad aspettare che venga pubblicato a questo punto sulle pagine di Playlife, perché insomma, la forza e la volontà l'abbiamo conosciuta oggi grazie a Cristian e a tutta la squadra di Playlife. Davvero complimenti, le coordinate le abbiamo. Mille. Abbiamo visto come fare ad aggiungere come registrarsi appunto su Playlife. È interessante questa vostra dedizione anche alle associazioni e, dicevi appunto prima, anche i bar, i pub, cioè che possano far diventare la loro normalità a volte degli eventi con una piccolissima, veramente con un piccolo tocco, si esatto. può diventare la normalità un evento, no? Esattamente questa è l'idea. Perfetto, allora Cristian, io ti ringrazio tantissimo davvero grazie per essere a voi, qui con noi oggi, piacere. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito, mi raccomando, playlife.events è il sito e sul libro potete già registrarvi, già vedere la lista che cresce di giorno in giorno a vista d'occhio. Esattamente. Stavo rifrescando la pagina, sono già usciti due eventi in più che non c'erano 10 minuti prima, quindi insomma vuol dire che la popolazione di Playlife inizia si a sta in crescita e inizia a muoversi. Allora va bene, Cristian, grazie mille davvero per essere grazie a voi me. Ancora grazie anche a voi che ci avete seguito, buon weekend a tutti quanti, domani in tasca il podcast di Milano News come sempre e poi lunedì si torna qua in diretta per un'altra puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti.